tutti, raga, buon giovedì. Allora, adesso io vado a fare i cannelloni ricotta e spinaci. Vi farò la videoricetta di come li faccio io. Innanzitutto vi ringrazio per aver partecipato alla mia premiere per quanto riguardava la ricettina delle vongole, dei lupini e delle cozze. Siete stati tutti molto gentili ad aver partecipato. Vi ringrazio. E adesso vi faccio vedere la mia videoricetta dei cannelloni. Speriamo che vengano bene. Sono tipo 8 anni che non li faccio, non li avevo più fatti. A tra poco. In una padella ci andate a mettere un filino d'olio, non tantissimo. Raga, lo so che questa padella è finita, però non riesco a buttarla via. Era la padella che mi aveva regalato la mia nonna, dove ci si faceva i dolci, il coniglio, queste cose qui. Quando andai a stare da sola nel 2006 e io non riesco a buttarla via e la continuo a usare. Comunque, adesso mettiamo un filo d'olio. Vedete, qui ci sono le buste dei nostri spinaceni freschi naturalmente, e facciamo, li devo fare in 3 fasi, voi ve ne faccio vedere una sola. Mettiamo gli spinaci a cuocere, li facciamo ritirare bene. Poi li mettiamo dentro il lavandino, dentro uno scolino, uno scolapasta per intenderci. E poi dopo vanno strizzati, raga. Allora, appena l'olio bolle un po', soffrito un pochino il nostro olio, andiamo a prendere i nostri bellissimi spinacini. Vanno fatti un po' alla volta perché sembrano una caterba, in realtà poi dopo quando si cuociono diventano pochini pochini, ma a noi ci interessa? Certo che no, ne abbiamo presi tanti apposta per sopperire a questa pochezza della loro cottura. Allora, vediamo. Adesso si fanno cuocere. 2 minuti ci vuole? 3? 2, 3 minuti? Qualcosa del genere. Aspettiamo. Nel mentre i nostri spinacini stanno cuocendo, guardate che belle foglie che hanno, facciamo la nostra bellissima besciamella. Un attimo. Allora, 100 g di burro e fate sciogliere. Quando il burro è sciolto, ci andiamo ad inserire la nostra farina. Vedete, da che era tanto tanto piena a che praticamente è vuota la nostra casseruola. Comunque stanno cuocendo, sono quasi pronti questi qui e ne aggiungo altri, cioè levo questi e ne metto altri. Ho aggiunto su 100 g di burro 50 g di farina. Adesso lo metto sul fuoco. Apro il latte un attimo. Allora, ho aggiunto il latte. Ho arrumato tutto bene. A posto. Allora, adesso mettiamo la nostra noce moscata. Mi raccomando, gente, non troppa perché la noce moscata è tossica in quantità troppo elevate. Ma no, vabbè, gente, mi casca tutto oggi. Un attimo. E meno male era vuoto, vi immaginate? Mi cascava che era pieno il latte. Ok, adesso si fa addensare, fuoco basso e si ruma, così non fa i grumini sotto. Rumate, rumate, raga, non la comprate la besciamella, è troppo più buona fatta in casa, ha un sapore divino, secondo me. È proprio l'apoteosi del sapore. Allora, io intanto continuo a fare i nostri spinacini mentre qui va. La nostra bellissima besciamella sta continuando a prendere forma. Guardate che meraviglia. Ci vuole il suo tempo a cuocere, raga, però viene fantastico. La fine del mondo, la fine del mondo. Allora, adesso finisco e poi ve la fa vedere pronta. Allora, raga, la nostra besciamella è cotta. Allora, io la spengo ora che è un pochino più sul morbidino, perché a noi ci serve che quando va a cuocere in forno
con i nostri cannelloni, faccia cuocere bene la pasta anche dei cannelloni. Quindi questa è la consistenza giusta. Contate che dopo, quando si fredda, si addensa da sola. Comunque la consistenza giusta è questa. Guardate che meraviglia, to. Guardate che meraviglia. Poi ha un sapore, gente, è buonissimo. Perfetta di sale, perfetta. Adesso finisco di fare i nostri spinaci. Allora, raga, ho levato tutti gli spinaci, li ho fatti, li ho tagliati tutti a pezzettini, così almeno sono più pratici. E poi adesso ci ho messo la nostra ricottina, 500 grammi di ricotta. Ora ci metto un pizzico di sale, non tantissimo. Se uscisse magari, ok. Poi un attimino, un pochino di parmigiano e li rumate bene bene. Allora, li rumo e torno, eccolo rumato, li ho strizzati naturalmente, raga, mi sono anche ustionata una mezza mano. Allora, un attimo. Allora, adesso mettiamo una base di besciamella nella nostra teglia. Questi grumini che vedete è il sopra che si è freddato, ma io non ce lo levo perché è buono comunque. Ok. Mi sa che invece ne vengono due teglie, così una la congelo. Eccoci qua. La nostra base di besciamella è fatta. Ora, un attimo. Allora, ora mi aiuta Edi a fare le riprese. Non salutano. Nulla, non saluta, è timido. Ho finito le opzioni. Ora vi faccio vedere. Ora vi fa vedere. Al cannelloni. E uno. Se ti vede braccio di ferro, Che mi fa? no, viene a pranzo qui. Ah, dici? Sì. Olivia non lo so. Ma sì, ma invitiamo anche Olivia, scusa, che ha messo solo braccio di ferro, che ci vuole? Voglio tutte e due. Opla. Andate bene, eh? A me mi sembra un'altra cosa, comunque. Cosa? Amore, non dire sgorguenze. Mettiamo belli attaccati. Sì, lo puoi dire. A me mi sembra una Ma uscita. riprendi bene. Oh! A me mi sembra una uscita dal film Scary Movie che fa Spinelli. Ah, se ti ricordi quando la pianta Se lo avvolge tutto, rigirò lo con fuma. quei capelli. Sì. Shorty, Shorty, che mi hai messo in mente. Vai. Allora, raga. Infatti c'è qualcosa, qualquadra che non cosa. Perché cannelloni e canne. Ah, dici che hanno ripreso da lì il nome? Beh, sì, tutta cane. Vabbè, allora, raga. Comunque non mi voglio annoiare troppo. Ve ne ho fatti vedere alcuni. Ne Qualcuni, ne ha fatti 10, ho qualcuni. fatti 4. Eccoci qua. Pronto? La carica dei 100 uomini. Allora, raga. Questi sono così. Adesso io li continuo a fare, vi faccio vedere il finale. Vero amore? Sì, poi quando si mangiano li si fa La prova vedere. assaggio che farà Edison. Te Ma a parte la prova devi fare assaggio, la prova ma anche la assaggio. botta dopo che ti dà. Sei scemo. Allora, eccoli pronti. Adesso ci vado a mettere la besciamella sopra. Ok.
faccio vedere come la vado a mettere. Ok. In realtà mi ci vengono due teglie, quindi ne faccio un'altra e la congelo direttamente. Eccoci qua. No, ho sporcato la fogliolina. Vabbè. Questa è la nostra teglia. Opla. Eccoci qua. Allora, adesso ci mettiamo sopra il parmigiano. Ecco qua, ho messo anche il parmigiano e adesso si mettono a cuocere in forno. Quando sono cotti ve li faccio vedere. Allora, raga, questa è la seconda teglia, sono venuti meno, ma chi se ne frega, e adesso la congelo. Così non ho sprecato niente, capito? Tutto quello che è avanzato l'ho messo qui, l'ho fatto. Adesso parmigiano. E voilà. Opla. Olè, via. Andata. Finito. E ora, raga, faccio il secondo. Di secondo faccio il filetto di salmone. Allora, raga, i cannelloni sono pronti. E adesso, raga, farò il salmone. Ho messo in una padella un pochino d'aglio. Lo facciamo soffriggere. Eccoci qua, e poi mettiamo il salmone dalla parte della pelle all'incirca 3-4 minuti, anche 5. Lo facciamo cuocere bene in modo che la pelle diventa croccante e poi lo giriamo dall'altra parte. A quel punto ci aggiungiamo un pochino di vino. Allora, raga, eccolo qui. Adesso li facciamo cuocere per circa 5 minuti dalla parte della pelle senza il tappo. E poi dopo li giriamo. Allora, raga, fatto. Adesso ci mettiamo un pochino di sale anche qui, poco perché il sale mi garba. E poi prendiamo il vino, aggiungiamo il nostro vino ora che la pelle è diventata bella croccante, facciamo evaporare e poi tappiamo. Allora, raga, adesso che il vino è evaporato, lo vado a tappare. E lo lascio finire di cuocere per circa 2 minuti, perché bastano proprio 2 minuti. E intanto impiatto i cannelloni. Vai, amore, taglia. Ah, aspettate, è così, eh? Questo è come è venuto. Vai. La cucina toscana è un cesseghi. Come sono, amore? Buoni? Buonissimo. Sì? Forse ci ho messo poca besciamella. Ok. No. La pasta si è cotta bene? Croccanti fuori e morbidi dentro. Vai, perfetto. Allora, gli è piaciuto. Dopo vi faccio vedere invece com'è venuto il salmone e la prova assaggio del nostro Edison col salmone. Ancora. Certo, ormai tu sei il nostro assaggiatore provetto, poi mi pare ti dispiace fare l'assaggiatore, quindi. Allora, raga, ora Eddie assaggia il salmone. Ma è della Norvegia? E Sì, della Norvegia. come ha fatto a venire fino a bocca d'arno? Dai, ma mangi anche la pelle te del Io salmone? mangio tutto. Sì, eh? Com'è? Ti ci manca il sale? No, il sale non mi ci manca la Il mifoarcia. pane? La mifoarcia. Ah, raga, io non metto le tovaglie sul tavolino perché questa personcina qui davanti, The Mask, non vuole la tovaglia. Semplicemente mi fa due palle che io non vi dico, quelle poche volte che sono riuscita a metterci la tovaglia, ha
ha sbuffato tutta la sera dicendo: ma perché la tovaglia? Ma perché hai messo la tovaglia? A che serve la tovaglia? Non c'è versi, raga, non posso tenere la tovaglia, lui La non tovaglia si vuole. mette quando arrivano ospiti. No, neanche quando arrivano ospiti vuole la tovaglia. Comunque niente. Perché c'ho da sfarmela io. Comunque niente, raga, il nostro salmone è pronto. Queste due video ricettine sono finite. Spero che vi sia piaciuta. È piaciuto il video che ne esce da queste due video ricette e vi Piaciuto il video, auguro. sì, e il salmone non lo posso non assaggiare. O se venite vi faccio il salmone. Sì, cyber salmone. Vi auguro a tutti una buona giornata, buon giovedì a tutti, raga, e grazie, ciao! Saluta, amore! Ciao bimbi! Ciao, guarda, c'è anche Messi in braccio. Ciao! Ciao! Ma ti garba anche il salmone a E te, lei mi garba tutto, mamma. amore. Mi basta mangiare.